affidate le forze illiberali. Ma però cioè, c'è un motivo per cui possiamo dire che possiamo attribuire a questi fallimenti, oppure una semplice carenza di personale politico? Allora, grazie. Capire sempre questa cosa della narrazione, e infatti la prima sua uscita pubblica è quella della famosa saggio su Proudhon, in cui addirittura prendendola molto lontana, appunto, cercava di scalzare la narrazione marxista sulla società cristiana. Okay? Poi Grazi capì alcune cose fondamentali, a mio giudizio. Primo, che con il sistema di potere dalla seconda parte della Costituzione non si può governare un paese moderno, e quindi bisognava avviare una revisione della seconda parte della Costituzione, il progetto della Carta, cosa che peraltro sono intendo andare in Italia a immaginare di fare, questo l'ho detto, per la cultura liberale italiana del dopoguerra, la Costituzione italiana, non so se gli piaceva moltissimo o no, però insomma giudicavo una cosa di una specie di tabù, non se ne poteva parlare, nonostante ci fossero più occhi cultura liberale, non per tutti, Maranini, il quale fin dagli anni 50-60, Maranini, nessuno che ha preso neanche un posto di senatore del Partito Liberale, sempre pronto alla conventicola, alla Benedetti Miei, non questa è una cosa piccola particolare. Però così, qui c'è un deficit di cultura politica, se poi rimane il 5%, prima cosa, cazzo, invece che questo, non arrivò a, diciamo così, lanciò un pista amato, poi però, dopo, la cosa si spiega. La seconda cosa che cazzo capì, molto importante, che stava ritornando prepotentemente d'attualità il tema della nazione, il tema della nazione, e quindi il socialismo tricolore, tutte quelle cose lì, che lui gestì in modo anche molto spregiudicato, nazionalistico nel caso di Sigonella, però che il tema della sovranità nazionale era un sovranista, anche Hitler, grazie, a suo modo era un sovranista. Poi leggete il famoso discorso che fece alla Camera quando difese il suo operato Sigonella, che determinò le dimissioni di Spadolini, il ministro della difesa, e ricordare appunto che disse appunto di popolo, cioè Mazzini, insomma, no, nazionalista in che, però capì questo capì anche il fatto che la missione rebelle, la fine così l'aveva capito, che lui la mano, che in Italia c'era un rapporto, un problema di rapporto tra la politica e la magistratura, la mafia, che pure come noto aveva difeso l'appropriazione illegale di fondi da parte del Partito Repubblicano e altri petrolieri, dicendo che servivano la politica del suo partito e nessuno si azzardasse a metterci becco, questo è un discorso, no? Così? Sì, seguisce. No, beh, vabbè, c'è un dipresso semplifico, molto dipresso. Molto dipresso, io ricordo così. Piacere, cosa disse? Adesso, scusate, come avevo detto all'inizio, come avevo detto all'inizio, per l'appunto faremo approfondimenti e ogni tanto faremo un break. Dopo questo intervento del professore faremo un break per vedere quali possono essere gli interventi da parte del pubblico, quello che è stato detto fino adesso. Grazie. Capì? Cosa ripeto, che non aveva capito una parte del suo liberale, quella che si identificava al Partito Repubblicano, che il problema della sinistra italiana era stato che c'era, che la sinistra italiana era condannata alla impotenza politica finché esisteva una cosa come il Partito Comunista, con i suoi legami organici con noi. Una parte, la cultura, questo è quello che ho detto, adesso dirò subito perché, ricordiamoci tutto che invece i repubblicani, la cui cultura era una cultura liberale, la mafia invece tentò finché fu in vita di utilizzare. Assolutamente nemici di Craxi, pochi sono stati nemici di Craxi come i repubblicani, appunto la mafia, i bisentini, detestavano Craxi, perché? Perché
loro disegno era quello invece di portare i comunisti in qualche modo al governo, diventando una specie di grilli parlanti del gigante buono scemo comunista, che loro insegnavano cos'è la politica, perché i comunisti tenevano a posto buoni sindacati, e quindi il nostro richiamante, cioè l'intelligenza folgorante dei repubblicani, la loro capacità, la loro attenzione, e appunto il bastone che i comunisti potevano usare come sindacati e come massa, potevano rimettere in sesto l'Italia. Il progetto lamarckiano, che è un progetto che nasce dall'alto della struttura di quella democratica, cioè dalla parte della struttura di quella democratica, è questo. Cos'è che mandò a dare il progetto di Craxi? Il fatto che Craxi, diciamo così, in qualche modo accecato del suo anticomunismo, quando crollò tutto nell'89-90, invece di abbandonare immediatamente l'alleanza con i democristiani e fare un largo, generoso discorso di apertura ai comunisti, dicendo basta, la guerra è finita, poi la difesa, ma anche noi non siamo stati dei vincitori, rimettiamo tutto. Cancelliamo la scissione del 21, facciamo un grande partito socialdemocratico. Craxi invece aspettò di vedere passare il cadavere del suo nemico lungo il fiume, sicuro che sarebbe visto. E invece, capito al contrario, ci sono strane cose che accadono in politica, sul fiume ci può essere suo. Allora, probabilmente procederemo a Barcelloni, cioè non nell'ordine cronologico in cui vengono raccontati gli eventi, ma questo forse non è una cosa negativa, anzi servirà forse per incuriosire ancora di più quelli che magari ancora non l'hanno letto e che eventualmente possono acquistarlo su questa sera. Ne abbiamo diverse copie che la società editrice per l'appunto ci ha lasciato. E quindi questo era un altro punto che volevo dire. Poi, come dicevo, facciamo un break, se qualcuno volesse intervenire, e magari anche prima il mio amico Roberto Sgarzi, il quale era di simpatie e anche di non di simpatie, era aderente, credo. Osservato. E fra, no, tra l'altro io proprio trovo molto vicino a me, perché io sono sempre votato per il governo. Sempre. Quindi tutti lo sanno. Nessuno è perfetto. Ho sempre votato il Partito Repubblicano e ho sempre considerato comunque Ugo La Malfa una persona della struttura superiore alla media dei politici del tempo, tranne qualche poco pochi anni. E quindi voglio dire, se qualcuno fino sulle cose che abbiamo detto, il professor ha detto, e magari anche il dottor Cuore fino adesso, possiamo fare un break e andiamo avanti. Roberto Sgarzi, io mi sono sentito un po' a disagio perché finalmente non ho mai cambiato idea. Quanto pare però è un difetto. No, e quando devo dire anche che mentre leggo sempre i suoi articoli e l'ammiro molto e spero che lei ritorni qua, perché di persone come lei in una città provinciale come la nostra abbiamo bisogno, vi complimento con il dito dell'occhio per averla fatto. Quando si è parlato con troppa tenuità, secondo me, avete ragione. Quando si è parlato in modo molto tenue del voltagabbanismo, allora io dentro di me, che sono un po' vecchiotto, ho pensato a certi personaggi. Qui non si è un po' diversificata la propria, qui la si è capovolta. Io ricordo, io non è che si sia cambiato, io parlo di Giorgio Napolitano è stato uno dei massimi esponenti comunisti, mica quello è un comunista pesante, questo è un comunista che ha votato sì come primo esponente del comunismo internazionale per l'intervento in Ungheria, ne ha fatti tutti i colori. Se fosse stato per lui, io ero sotto un metro di terra. Adesso viceversa, il Presidente della Repubblica Italiana è il massimo esponente della dimensione liberale italiana. Beh, io non ci riesco a dire che, poiché le cose internazionali sono cambiate, quell'uomo ha ragione. Insomma, qui bisogna fare non solo i conti con la
con la dimensione internazionale, ma anche con la propria coscienza. Io non ci sono mai riuscito a cambiare così. Allora, se fosse stato così facile, io mi sarei iscritto al Partito Comunista a Bologna, perché le cose, io avrei avuto una vita tranquilla, ma c'è stato che non c'è riuscito. E attenzione, un'ultima cosa, attenzione, non c'è stato solamente la dimensione etica, qui c'è stata la paura. Qui dal 45 al 48 si è ammazzato di tutto. Quindi il comunismo, il Partito Comunista Bologna, si è eretto anche sul fatto di stai attento, perché se non, a me l'hanno detto, se non righi diritto tu ti trovi sotto un po' di terra. Queste cose dovrebbero essere prese in considerazione. E il nostro amico La Malfa, dopo se mai se capiterà, lo dirò, ma non disse proprio così, non disse proprio così. La cosa fu diversa e soprattutto disse: è vero, ha ragione lei, io ho preso quei soldi, ma non li hanno presi degli estranei. Io sono responsabile di questo denaro e voi dovete dirmi quale cosa ho fatto io di male e come mi sono fatto corrompere. Fino a che non lo direte, io avrò la testa dritta. Per me, ho visto che non ha cambiato idea. Il fatto che gli era consentito è che era un reato in sé prendere i soldi, non essere poi dare qualcosa in casa, era un reato in sé prendere i soldi, come poi sarebbe stato ovviamente detto. Però invece, appunto, grazie all'Alto Istituto Italiano Diffusissimo dei due pesi e due misure. Allora, abbiamo lasciato una domanda del nostro prima Andrea Babini e un'altra delle porte telefonanti dell'associazione. Si può sentire. Quindi sentiamo. La mia domanda è sia per il professor della Rosa che per Corrado. Come ha detto prima Francesco, come ha detto, la narrazione è stato un modo per diventare il campo, il gioco, diciamo, la politica, e escludere gli altri. Oggi, al di là della narrazione, secondo me c'è un modo ancora più subdolo che si sta usando, e che a me proprio uccide, che è la correttezza politica, cioè la manipolazione del linguaggio per imporre le categorie di pensiero proprio. Volevo avere un giudizio su queste due cose a voi due. Andiamo prima con Corrado che su questo, come filosofo, forse ci può dare. Comunque, in effetti, io ho l'impressione, però poi nella parola su Gianni Aloggia, e che a un certo punto, quando sono venuti meno tanti posti della tradizione comunista, in qualche modo la sinistra ha cominciato a diluire qualcosa dove sono entrati vari elementi, tra cui la questione morale, il pensiero liberal americano, la tradizione italiana socialistica. Perché la cosa importante da dire è che la tradizione democratico laica liberale, diciamo, è stata sempre succube un po' della narrazione vigente della sinistra. Cioè, diciamo, uno dei motivi per cui ho detto subito, appena è uscito il libro di Ernesto Analogia, perché lo stimo come lui sa, è perché mi sto occupando un po' del periodo storico compreso fra il 43 e il 48-49, diciamo. È incredibile come anche i liberali, anche diciamo gli allievi di Croce, cioè hanno isolato completamente il maestro, cioè nel senso che non l'hanno più seguito quando lui cominciano a parlare dell'azionismo con un disco, cioè del partito, dell'azionismo, diciamo, di una delle componenti dell'azionismo che era quello di Calogero, del liberal socialismo. Non l'hanno più seguito quando ha cominciato a vedere nel cristianesimo un bastione in difesa della nostra civiltà. Non l'hanno più seguito quando ha cominciato a parlare del comunismo come l'anticristo. Alcuni addirittura hanno subito un partito comunista, tipo Luigi Russo, che era un critico letterario proprio cruciano. Altri comunque sono entrati in quel paradigma che cominciava
Mazzi che avrebbe dominato. Quindi diciamo, questa è un'altra cosa importante da dire. Quando è venuto meno tutto questo, forse negli anni 70, credo, la sinistra ha cominciato in qualche modo, appunto non si è parlato più del PC, ma della sinistra, che è una cosa più vaga apparentemente, ma c'è anche in questa cosa più vaga, perché poi si sono aggiunte le suggestioni basiliane, quella che è modale, poi si è aggiunte le battaglie di settore, quella del femminismo, quella dei generi, eccetera, eccetera. Anche quando si è cominciato a parlare di questo, è rimasto un mondo di intolleranza, cioè quel complesso di superiorità che è molto poco liberale, cioè il non poter avere un pensiero che si confronta con che ragione, che argomenta. E quindi credo che il fenomeno libera, che poi è un fenomeno mondiale, in qualche modo nel tessuto italiano si sia intastonato alla meraviglia. E oggi domina il dispositivo, perché oggi non lo domina più ovviamente per altri motivi, per quelli che ha detto il professor Della Rosa, il discorso marxista classico, però quelle stesse persone, comunque i loro eredi, hanno trovato una sorta di surrogato apparentemente più soft, ma in verità, come noi ben sappiamo, come verifichiamo ogni giorno anche dalle nostre discussioni, a sua volta molto intolleranti, liberali e studenti. Bene, allora sentiamo anche il professor Della Loggia su questo tema del politicamente. Rispondo con precisione alla domanda in maniera brevissima, anche perché penso che sia vero in qualche modo. La narrazione è stata sostituita, o meglio, alla narrazione, al monopolio di una certa narrazione che dura ancora, basta vedere il testo e risponde. A un monopolio di una certa narrazione si è aggiunto anche così un ulteriore recinto. È assolutamente vero che è un recinto molto più costringente, perché mentre la narrazione può essere contestata da una contronarrazione, il politicamente corretto non può essere obiettato, non può essere contrastato da un politicamente scorretto. Cioè non posso dire no, i neri sono tutti inferiori, le donne sono tutte quante così, come dice Berlusconi. Questo non si può dire, quindi il contrasto politicamente corretto è una cosa che richiede molto in volta un calibrare, un distinguere, un obiettare le conseguenze che si vogliono trarre da cose in astratto, eccetera, eccetera. Quindi è ancora di più una camicia di forza che viene messa sul discorso pubblico. Questa volta però non solo italiano, questo lo rende ancora più forte il fatto che l'Italia applica il politicamente corretto che è applicato più o meno in tutti i paesi occidentali, forse lo applicano meno, bisogna qualche spostamento delle nostre relazioni, degli usi e costumi nazionali, c'era il mio amico Facebook Marco Bisogni che viene in trasferta, viene da Prato, a Firenze, non so se abita a Prato, quindi non lo offendiamo. Benvenuto, vediamo un benvenuto che viene in trasferta, andiamo bene. Potesse rimettere in gioco
appunto anche la storia d'Italia, quindi parlare di ciò che è accaduto nella Resistenza, dicendo anche le altre persone, gli aspetti negativi, però anche mi viene da pensare al caso per esempio di Oriana Fallaci, che invece ha subito questa esclusione, come diceva il dottor Opone, cioè che finché ha detto cose accettabili andava bene, poi nel momento in cui ha cominciato a scagliarsi contro l'Islam e contro questa cosa qua, è stata etichettata come pazza, fuori di sé, e è colpa del cancro che gli ha dato la testa, eccetera eccetera, che è una cosa che io trovo ignobile, veramente offensiva nei suoi confronti come persona e come donna, come tutto. E quindi la domanda è appunto, è così? Cioè soltanto quelli che vengono da un certo ambiente possono dire certe cose? Una domanda. Seconda domanda, ma anche per questi qua fino a che punto possono dire? Perché no, io dico. Panza è stato osteggiato violentemente. No, cerchiamo di interpretare la sua. Se qualcuno magari. L'etichetta della vittima. Mi rendo conto del senso della sua domanda. Parliamo di Oriana Fallaci. Oriana Fallaci è stata leggermente contrastata anche con argomenti, cioè, non tutti hanno sotterraneamente, cioè, però scriveva sul giornale che si chiama Corriere della Sera, cioè sul giornale d'Italia, quindi però una perseguitata, diciamo così, sapere essere una perseguitata, lo è, insomma, aveva accesso alla comunicazione in una maniera strepitosa, proprio per questo si vede probabilmente erano violentemente osteggiate, perché erano idee che avevano dei canali di diffusione molto forti, però si può dire che è stata, deve essere anche lei che si scagnava con. Quanto ha, diciamo così, facilità di linguaggio, ma anche Loriano mi scherzava, tutti quelli che non la pensavano come lei, ma dei cretini, dei suicidi, dei tarabucchi, quindi è ovvio che fosse ripagato dalla stessa moneta. Quindi non andrei per la vittimizzazione. È vero però che questa volta parlo di me. Io sono partito, come scrivo nel libro, da certe posizioni. Ho avuto certi snodi fondamentali della mia vita pubblica, delle fortune. Non è servito citando due nomi, che venivano dall'amicizia, dal caso, da cose personali. Diciamo, la prima è stata uno studioso e uomo pubblico, anche del socialismo italiano, che si chiamava Luciano Capone, che qualcuno di voi conosce, senza l'aiuto del quale io non sarei mai stato un professore universitario. Luciano Capagna, come si dice in gergo, mi portò in cattedra contro l'opinione assolutamente maggioritaria della mia corporazione, che avrebbe preferito vedermi spazzare le strade piuttosto che costruire una cattedra universitaria, per un fatto che appunto, avvalendosi del sistema ultrabaronale italiano, si fece eleggere in una commissione di concorso e in base al manuale Cencelli assoluto, cioè ogni membro designa una persona che vuole andare in casa, se avessi seduto un cavallo, sarebbe diventato professore di serie un cavallo. In caso poi è iniziato a combinare i cavalli. Anche Somaria, no? fortuna che il cavallo fosse. L'altra fortuna,
personale caso è il fatto che quando eravamo giovani, siamo stati molto, abbastanza giovani, già passati 25-30 anni, più o meno 30 anni, io stesso un rapporto di forte amicizia con Paolo Mieli, il quale ha avuto la carriera di giornalistica che ha avuto, e siccome insieme abbiamo maturato tante cose, suo padre è stato una persona in qualche modo vittima del comunismo, cioè c'era un grosso problema di rapporti con il comunismo, anche lui, io no, come lui, io c'era in casa questo problema, io no, però c'era una testa. Quindi abbiamo passato nottate, nei felici anni 60-70, a discutere di queste cose. Cioè, quando lui, poi io gli ho consigliato caldamente di lasciare Repubblica, di abbandonare quella casa lì per trovarne altre, e lui, diciamo così, ebbe la bontà di seguire i miei consigli. Quindi insomma, quando lui poi è diventato personaggio importante della stampa italiana, direttore della stampa del Corriere della Sera, gli è parso tutto ovvio dire adesso tu vieni a scrivere per il giornale qui di Vito. Poi naturalmente dicendo cose non stupide così, uno ha visto una sua indipendenza, una sua possibilità di parlare, di dire, però è vero questo fatto, cioè, che questa opportunità di cui io per esempio ho goduto, in qualche modo in Italia era soltanto chi veniva, come appunto venivamo io, veniva Paolo, veniva dalla sinistra. Ma perché io non ho mai incontrato liberali, questo non c'è. Dove li potevo incontrare i liberali? Forse un atto di così di essere dovuti raffigurare, insomma, ma i libri che leggevo. Non li ho cercati, queste cose siano, non è l'acqua del vino, nel bosco, non posso. Nella società italiana io non ho mai incontrato né cattolici né liberali. Io giuro, non ho mai incontrato un democristiano. Poi alle elezioni capitava i democristiani appunto verso il 40% dei voti. Quindi, però io non ho mai incontrato una persona che dicesse io voto democristiano. Allora, o chi votava come credo non lo voleva dire, si camuffava, oppure in certi giri, in certi ambienti. I democristiani, i cattolici non c'erano. Allora, quindi, una persona che per legami familiari, a differenza di un mio compagno, lui è facile per raccontare i liberali, certo, per la forza, ma io non avevo la sua famiglia con la storia della sua famiglia alle spalle, avevo una famiglia normale che non aveva mai avuto rapporti con la scena pubblica. I miei rapporti con la scena pubblica erano i giornali, i libri, la rete tele, questa roba qui. C'era soltanto la sinistra. Perché il paese è andato in un certo modo, perché i cattolici hanno abbandonato già dagli anni 50, dagli anni 50, hanno abbandonato il tipo di braccio di ferro culturale con i comunisti. E poi perché c'è stata la modernizzazione italiana. Trova gente, ha messo i cattolici da parte, perché i cattolici erano estremamente, avevano un rapporto problematico con molti aspetti della modernizzazione, soprattutto gli aspetti del costume, quelli con giovani di 20 anni si incontravano. E quindi i cattolici, appunto, con il 74 sono andati seppelliti da una valanga elettorale, quindi basta, non sono più esistiti, ma già prima, già negli anni 60, questo è sempre dire la zanzara, non so, il caso non ha subito cose che nessuno più si ricorda per me, io non dico qua. E quindi, appunto, è vero che un certo campo di appartenenza, quello della sinistra, con le sue varie trasformazioni, è stato in Italia, quel campo è stato singolarmente favorito nell'accedere poi a certi ambiti sociali, quello in particolare è quello della comunicazione, anche quello dell'università, perlomeno per certe materie, come la materia storica, dove appunto la sinistra ha lungo il voto la sua vita. Sì, professore. Allora abbiamo un'ultima domanda
veloce di Roberto Bolzano, perché finirei con questa il primo blocco per poi chi c'è ancora? No, sto guardando anche i tempi, allora magari va benissimo, io lo sapevo non ho niente da aggiungere. E quindi no, dicevo, finiamo il primo step, il primo blocco per poi riprendere, abbiamo ancora tanta carne a fuoco, e quindi ascoltiamo questa domanda dell'amico associato Roberto Bolzano. Voce. Ho detto questa frase che questa frase lei diceva che la democrazia aveva un problema e non poteva dotarsi di un altro sistema di pensiero, di un apparato mitologico, di cui invece so, il totalitarismo o altri sistemi sono dotati e che gli danno una grande base di consenso, mentre la democrazia credo che questo tema c'entri qualcosa con la narrazione, col tema della narrazione e col tema anche di darsi delle radici. Pensiero liberale in qualche modo ha lo stesso problema, o no? Questa è la domanda. Sì. Mi trovo d'accordo con me stesso di eternità. Non capita sempre, non sono d'accordo con le idee che sosteniamo. E sicuramente il pensiero liberale è un pensiero, dovrebbe essere almeno un pensiero più ostile alle mitologie, più ostile alle mitologie, quindi anche in qualche modo inevitabilmente meno popolare. Un po' di quando la democrazia si identifica con un regime politico di massa, politica di massa è un po' di apparato immaginario mitologico serve. Il pensiero liberale ovviamente fa una certa fatica a trovare spazio in questo interveno, perché qua è un terreno che non gli si addice, quindi è un pensiero che si trova in questa difficoltà. Allora io riprenderei il cammino addentrandomi nel racconto personale del professore, di questo anche che vi ho tratto, ci sono gli umori, ci sono le autocritiche, ci sono i sentimenti e i risentimenti del professore Galli della Loggia. Il professor Galli della Loggia ci racconta che all'inizio degli anni 60, quando è entrato nel mondo giovanile, della scuola superiore, dell'università, successivamente, e tutto complottava perché si diventasse di sinistra. Quelli che lui chiama i moderati maestri, cioè gli uomini di cultura che avevano fatto cultura fino ad allora e che comunque durante il periodo, durante il fascismo, non avevano manifestato una forte avversione, qualcuno anzi aveva manifestato simpatia, cominciarono a anch'essi a piegarsi a questa che chiama professore l'aria dei tempi e praticamente prendere un po' le redini di quel cambiamento. Il professore appunto ci dice che all'inizio degli anni 60, se ricordo bene, si iscrisse andò a iscriversi al Partito Socialista, all'associazione del Partito Socialista, e che comunque alle prime elezioni politiche che seguirono votò al Partito Comunista, come non ebbe difficoltà a votarlo fino al 1976 quando votò il Partito Radicale. Io collegherei questo discorso con il discorso della, che si tratta, che viene trattato in un altro punto del libro, della identità di sinistra, cioè quell'identità di sinistra che faceva sì che un gruppo di persone venisse tenuto insieme da gusti, viaggi, vacanze, modi di mangiare, vestire,
sì, ma un insieme di comportamento che costituivano uno stile di vita che faceva sì appunto che questo gruppo si sentisse, avesse un'identità nettamente superiore all'identità di tutti gli altri gruppi politici e nello stesso tempo nutrisse un certo senso di superiorità nei confronti appunto degli altri, cosa che anch'io, che non ero nessuno, come uomo della strada, ho sempre sentito, ma ho sempre battagliato, disaperto, non ho mai avuto problemi di abolire, così era per chi votava, anzi ne facevo un motivo di orgoglio, di vanto, e quindi nel discorso pubblico, pur non avendo mai aderito per un partito, non mi sono mai stato iscritto a nulla, non mi tiravo certo indietro quando c'era da dibattere di questi problemi. Però ecco, il discorso dell'identità di sinistra lo volevo collegare al fatto, lo volevo collegare al fatto attualizzarlo al presente, perché abbiamo detto per appunto che dobbiamo anche vedere che collegamenti possono essere tra quelli che è stato il passato e quello che è il mondo d'oggi. E al presente io colgo questo che ho chiesto al professore e successivamente anche a Corrado Come. E io vedo in quella nascita di quella identità di sinistra un collegamento con quello che oggi quella forma di costruzione del pensiero che si parlava prima che è politicamente corretto. Cioè ci vedo che la sinistra, il Partito Comunista in particolare, crollati sui miti, l'oslo, l'impero sovietico, dovete necessariamente, come ha detto il professore, spostarsi su altre zone, e però questa identità, questa senso di superiorità culturale, quasi antropologica, che il Partito Comunista aveva affermato in quegli anni, si rivelerò su altri temi, non so, sulle temi ecologisti, su temi diciamo più di recente, su certi atteggiamenti nei confronti dell'Islam. Quindi è stato proprio un percorso che io collego, cioè subite le smentite della storia che il Partito Comunista ha dovuto ripiegare, ma sempre cadendo in piedi, cercando di cavalcare altri cavalli, altre possibilità di rimanere sulla scena pur in altre forme. E ci vedo oltretutto un collegamento di questa identità con precise forze di superiorità del Partito Comunista, un collegamento con quello che io altri ben più importanti che chiamano il radicalismo, cioè quell'atteggiamento per cui i ceti colti, quelli di alto livello che hanno la possibilità, che hanno fatto degli studi. E quindi questa è la domanda per appunto se anche il professore vede un collegamento con quel tipo di identità, con questa forma di superiorità che certi radicali continuano ad esercitare, poi anche al dottor Corrado. Lei mette molta carne al fuoco, se posso cucinare una risposta umanamente accettabile in 5 minuti, può far parlare. No, non risponderò a tutti. La grande così, superiorità, comunque grande carta che ha giocato, ma l'ha giocata naturalmente, non con un'intenzionalità, perché sono lì, era delle cose. La sinistra, a differenza della destra, era, forse adesso lo è meno, ma penso che ancora adesso è un ambiente, e cioè un insieme di persone collegate dagli stessi gusti, dalle stesse frequentazioni, tendenzialmente anche dallo stesso abbigliamento, da una così omogeneità non imposta, ma naturalmente fatta propria per far parte di quell'ambiente. È una cosa che ha una forte rilevanza sociale. La destra non ha rilevanza sociale, ha rilevanza elettorale, può addirittura vincere le elezioni, ma non costituisce un ambiente sociale in Italia, la destra. In Italia
è un ambiente ampiamente, per gli standard italiani ampiamente popolare. Cioè era un ambiente che riconosceva i meriti delle persone, riconosceva i meriti individuali. Cioè, nel mio piccolo ho potuto constatare, certo, in un'epoca, in un momento storico in cui in Italia c'è stato uno straordinario allargamento delle opportunità, delle case editrici, dei giornali, delle collaborazioni, delle borse di studio universitario, qual è stata l'Italia felice che la mia generazione ha vissuto quando aveva dai 20 ai 40 anni, poi dopo si è chiuso tutto. In quella situazione lì, appunto, se tu eri un populista, un po' intelligente, avevi mezza cosa interessante da dire, appunto, questo ambiente ti offriva tutti gli spazi, non aveva. Anche perché, complice anche il 68, era molto, è stato in qualche modo obbligato a essere filo giovanile, voleva essere molto aperto verso la gioventù, e non venivano imposti, c'era semplicemente un comandante. Se tu volevi essere sinistra, non dovevi essere contro il Partito Comunista, non dovevi essere a favore di qualcosa, non dovevi essere contro. Almeno non essere pubblicamente, poi potevi avere tutte le tue riserve, anzi era molto elegante, insomma, non attiattirsi sulle posizioni di Longo, chiaro. Però appunto non dovevi appunto farne un oggetto della tua identità, quello di essere contro, perché dovevi diventare un anticomunista, se eri anticomunista non potevi essere sinistra. La grande valore storico di Craxi, che Craxi è stato primo che ha legittimato a sinistra l'anticomunismo, primo che ha detto si può essere anticomunista e insieme non cattolici, non liberali, ma essere socialisti. I socialisti sono anticomunisti. E questa era la forza dell'ambiente. Poi il radical chic sono cose così parziali, un po' folcloriche, insomma, non eravamo. C'erano anche allora forse la Lega Chic a Firenze. Oggi io credo che se oggi esiste tutto questo, non lo so, penso sì, forse in piccola, ma in piccola parte. Oggi lo sfaldamento, la disintegrazione dell'universo politico ha portato alla disintegrazione di tutto. Oggi chi ha vissuto gli anni di cui stiamo parlando, di quella mia generazione, oggi pensa, hanno l'impressione di aggirarsi in un paesaggio di macerie, dove c'è una macerie, anche l'identità di sinistra è una macerie, soprattutto è tutto in rovina. Cosa da Gino Bardi, sto facendo, veramente l'impressione di chi viene dal passato della Repubblica, insomma, ha l'impressione di aggirarsi in un paesaggio irriconoscibile, indicativo, perché non consiste più niente, perché non c'è più nulla, perché c'è una disintegrazione di tutte le culture e le identità politiche passate e non c'è stato nulla che le abbia sostituite. Bene, adesso cerchiamo questo tema il dottor Corrado. Ma io volevo dire che secondo me ci sono diversi livelli di discorso, è molto importante questo discorso che ho fatto la Candida Loggia sui manuali scolastici sui libri di testo. Ci sono diversi livelli di discorso, perché ovviamente c'è il mondo degli intellettuali, tra virgolette, 10.000, poi c'è il mondo di un'opinione corta, genericamente informata, quello che si chiamava un ceto medio espressivo, e poi c'è l'insieme delle persone, diciamo, normali, e comunque in tutti questi strati quello che ha avuto predominio evidente, secondo me, nel secondo dopoguerra, è quello che
chiamo l'illuminismo di massa. Perché l'illuminismo di massa? Perché in fondo c'era, li accomunava tutti, persino i cosiddetti liberali del Partito Liberale, erano accomunati dall'ideologia del progresso, che era un'ideologia aziale e che era stata immessa nel circuito, secondo me, culturale italiano, era stata immessa sostanzialmente dai comunisti, perché quando i comunisti volevano il futuro più avanzato, la democrazia progressiva, la Costituzione non ancora realizzata ma da realizzare, infatti si realizza in parte nel 70 con l'istituzione delle elezioni che parlavamo di oggi, una delle più grandi creature della storia repubblicana, oppure la Costituzione tradita, era tutta l'idea che circolava in Italia, che circola tuttora, è quella di un avanzamento oltre, quindi l'ideologia proprio del progresso. Il progresso è una cosa giusta, ma ovviamente è in un rapporto dialettico con la tradizione, non può essere preso il progresso in maniera attaccata. Quindi, secondo me, il monopolio del discorso pubblico ha significato illuminismo di massa, come lo chiamo io in maniera sì, tra tutte le cose che si sono dette, che il liberalismo è controintuitivo, è un'ideologia fredda e non calda, che non riscalda i cuori. Croce, che era molto aristocratico, diceva che bisogna inventarsi qualcosa affinché non sia più così, e lui la cosiddetta crisi del liberalismo degli anni 30 la vedeva proprio in questo, tutti i discorsi veri. Però il fatto fondamentale è questo, che in Italia ha dominato l'ideologia del progresso, e questa ideologia io la chiamo l'ideologia del DIN, e questa ideologia io, contrariamente a chi mi dice che il DIN sono un partito trasversale, dico che in maniera confusa e da ignoranti quali sono, si ritrovano nel DIN. Perché il guildismo è un figlio del genere, perché tutto è degenerato, dell'eterno 68 italiano, dell'eterna ideologia, sì, perché comunque è quel modo di ragionare, comunque è l'idea che ci siano delle forze oscure che manovrano dietro le quinte. Quindi è una, io quindi non sono d'accordo, è l'unico punto che non sono d'accordo con il libro di Vale Adoggio, quando Vale Adoggio dice una storia finita, ormai è tutto finito. No, andiamo alla fine. No, io non, sì, però io non credo che sia tutto finito, perché il disgregamento che viviamo oggi è figlio di quella storia. È figlio di quella storia. Bene, adesso Francesco Veronica Palma ci. Io volevo partire dalle macerie, di oggi e dalle premesse alle macerie di ieri, che probabilmente possiamo far partire anche dal cadavere, cioè, dire, siamo qui da due ore a dire di quanto sia stata marginale, di quanto sia stato marginale il liberalismo italiano, e quindi tutto quello che a noi diciamo liberalismo, quello che a me piace. Però se anche avessimo avuto una socialdemocrazia matura e non di post-comunisti, forse quando poi si entrò, il mondo cambiò con il nuovo millennio, con l'entrata nell'euro, forse non saremmo finiti come siamo finiti. Io ricorderei questo. Quando l'Italia sceglie di entrare nell'euro, e io sempre poi mi chiedo, ma questi, ma come li deve di entrare? Cioè, con quel bagaglio culturale, con ancora un pregiudizio latente, nascosto, non nascosto, anticapitalista, con una politica basata da sempre, una politica economica basata da sempre sullo spendi e svaluta. E no, il tassa viene dopo, perché il tassa non ti porta conto. E quindi entri nell'euro, e quindi dopo che hai speso, dopo dovrai tassare, se lo sbaglio. E noi come ci prepariamo a questo ingresso? E secondo me è lì che la narrazione è stata posticcia. Cioè, non ci hanno dato il libretto di istruzioni, ce ne siamo accorti 15 anni dopo che
E poi ci vengono a dire no, sono stati i cattivi tedeschi che ci hanno truffato. No, amici miei, no, francamente. E che cosa successe in quegli anni? In quegli anni, quando noi entriamo nell'euro, l'Italia è una solita stagnazione che ci siamo abituati da quando sono nato. La Germania è colpa mia, sì, portala così. No, hanno fatto è che quando avevamo 18 anni non siamo stati comunisti. Cioè, non ci hanno visto in capanna, no? Ma voi la tua generazione sta male perché voi non vi siete ribellati, siete dei venti praticamente. Io la mia pensione me la tengo. Insomma, in quegli anni la Germania veniva dall'assorbimento della Germania Est, che anche per parlare loro, insomma, non era il mezzogiorno, ma era tosto da assorbire, ci avevano avuto 50 anni di comunismo, stavano. E avevano speso, io mi stavo rifacendo un bel articolo che ho trovato qualche giorno fa, girando su internet, ritornando del lavoro sulla stampa, e sulla mancanza delle riforme in Italia. E loro avevano speso 1.500 miliardi di patatine, una cifra immonda, per assorbire la Germania Est, ed erano botteggianti. Noi eravamo con quei soliti tassi di crescita anemici, è un grafico che oggi te lo fanno vedere molto quelli lì che ti dicono ora è l'euro che ci ha ucciso. E in quegli anni lì, in Germania c'era un socialdemocratico, che praticamente rischiò, disse no, adesso si deve fare questo. Fece un piano di riforme fiscali, le riforme del paese ad ampio spettro, fiscali, sociali, degli ammortizzatori sociali, del lavoro, del mercato del lavoro. Oh, lui 6 mesi dopo perse tutte le elezioni, adesso fa altro. Però la Germania non è che andata male. Non credo che sia stato, insomma, solo merito dell'euro con cui fregava i poveri italiani. Noi, invece, siamo ancora a parlare delle riforme non fatte, del perché è stato impossibile farlo, è stato colpa della seconda parte della Costituzione, colpa di Berlusconi. Oh, noi siamo entrati nell'euro, e abbiamo avuto, cioè non è che prima stavamo bene, amici, cioè stavamo uno schifo, avevamo i sintomi erano altri, ma la malattia era quella, scarsa produttività e compagnia bene. Cioè chi l'ha scritto molto meglio di me. Noi che cavolo abbiamo fatto? Entriamo nell'euro come un bambino chiatto entra in un negozio di caramelle, o lì ci si può indebitare a pochi soldi. Non ci costa niente indebitarci, via. Anche in quegli anni ha avuto anche, è andata al potere anche quella che noi abbiamo visto come la parte liberale del paese. Oh, sta parte liberale, quando c'era la crisi che non si trovava i soldi, che cosa ha avuto il coraggio di dire? L'Italia è vero che è molto indebitata, cioè ma lei ne mostra di come quello. È vero che l'Italia è molto indebitata, ma gli italiani sono molto ricchi, cioè, e questo sarebbe l'esponente della destra letteraria. Cioè, ti devi mettere, gli italiani sono molto ricchi, dov'è il mio portafoglio? Cioè, sì, difatti. E quindi, insomma, io volevo chiedere questo: se in effetti quel cadavere politico che vuol dire, non è che sappiamo se la nostra socialdemocrazia è unica, ragazzi, si sarebbe saputa immolare, però diciamo che il tema del politico che si immola, della mancanza del politico capace di immolarsi a breve tempo su una cosa in cui subitrebbe, è una mancanza che noi è stata avuto effetti gravi. Lo vediamo anche con l'ultimo che abbiamo avuto. Arrivano lì, vogliono fare grandi cose. Dopo quelle grandi cose si scontrano con le difficoltà del sistema italiano e così. Allora non combinano niente, dopo perdono la loro forza rinnovatrice e finiscono rosolati velocemente. Non so se volete dire qualcosa su questa analisi.
se è fallace del tuo, che sono sia qualche ragione. Professore, ci penso a ma io penso che noi siamo andati nel neo per una ragione fondamentale, perché avevamo bisogno di un padrone straniero, perché la classe politica nella crisi finanziaria e contributiva, perché dicevo sì, è quello che mi hanno raccontato. Anche, cioè, sì, è quello che ci raccontiamo. Beh, il problema è, sì, è che lei. No, ma il problema è che lei non è un padrone straniero. Cioè, se l'Italia fa politiche fiscali e di spesa demenziali, non c'è nessuno che ti dirà guarda che stai facendo, idiota. È un padrone straniero con un vincolo esterno. Da vincolo esterno gestito da autorità non nazionale. In questo senso è un padrone straniero, cioè è qualche cosa esterno al sistema politico italiano, perché il sistema politico italiano con le sue forze, con i suoi esponenti, con il suo modo di ottenere il consenso elettorale, non riusciva assolutamente a dominare il circuito infernale della spesa pubblica e dell'industria. Allora, diciamo così, è il ricorso appunto alla possibilità che ci fosse un vincolo che si sostituisse a un'impossibilità. Dall'interno non si riusciva a dominare quel processo. Il vincolo era solo numerico. Non fate il 3% e tornate col debito al 60%. Vediamo, poi c'è stata anche però una volta italiana, che no, quasi dal 2000 al 2008 non abbiamo approfittato dell'occasione che c'è stata che l'euro rappresentava una formidabile occasione di diminuire il debito pubblico, e invece noi non l'abbiamo diminuito, e questo che vuol dire è stata qualche cosa che poi si è aggiunta, quindi, non è colpa dei tedeschi, certo, perché ormai la nazione viene a quello, cioè noi siamo stati illuminati da un complotto europeo per affamare l'Italia per un dita. È una cosa che ha nelle macerie culturali in cui ci troviamo, e questa è la relazione. Però è anche vero che all'Italia, al sistema bancario italiano, adesso l'Unione Europea non ha tirato le regole che ha il sistema bancario tedesco. Banche tedesche stanno in una posizione molto peggiore e sono molto più inquinate dalla politica delle già inquinatissime e disastrate banche italiane. Soltanto che il sistema politico tedesco difende attentamente il suo sistema bancario come noi lo facciamo. La Corte Costituzionale tedesca ha nei confronti di quello che viene deciso a Bruxelles un atteggiamento che non ha avuto la Corte Costituzionale italiana. Lì la Corte Costituzionale ha detto la Germania può adottare soltanto regole, principi, provvedimenti che siano in armonia con la Costituzione tedesca. Noi, con una scellerata sentenza presa negli anni 80, abbiamo invece detto che accettavamo, sì, se si implicita, lo ospitavamo nel nostro ordinamento tutto ciò che decideva Russia. Quindi sono state tutta una serie di porte che ci ha. Detto questo, volevo fare una semplice osservazione a quello che prima ho parlato. Io vedo che l'idea non ha terminato tanto l'ideologia del progresso. Sono un'altra cosa. In Italia c'è, all'inizio della Repubblica, una terribile, assoluta assenza di qualsiasi cultura conservatrice. Cioè non c'è, proprio, questa è una cosa che viene da lontano, insomma, dalla nostra storia. Non c'è un punto di vista conservatore, non c'è un elemento di conservatore del pensiero, dell'azione. In Italia non c'è, dove tutti adottiamo tutti praticamente tutte le mode. Pensi ai bavaresi che si vestono ancora con le cose di Camoscio, il Rindor, le case in Italia sono tutte queste orribili architetture di geometri. Ancora costruiscono in metà Europa, ancora costruiscono le case
appunto con i testi scriventi come 300 anni fa. Cioè, in Italia c'è una mancanza, forse una debolezza di identità nazionale, non lo so, di identità della modernità. Noi siamo diventati moderni troppo presenti. Nessun altro paese è diventato moderno in realtà. E poi è diventato moderno con la democrazia. Nessun altro paese ha conosciuto la modernizzazione e insieme la democrazia. Noi questo lo paghiamo. Non tanto appunto il nostro progressismo è questo. Bene, adesso aveva chiesto la parola precedentemente il senatore Luigi Compagna, che è presente qui questa sera e quindi può dire qualche cosa in mezzo. Ne ha facoltà. Ma tra i privilegi della mia formazione giovanile ci fu anche quello di un'antichissima amicizia con Ernesto. Cominciamo a frequentarci ai margini della Voce Repubblicana, casa della signorina Weinstein. Ecco, quello che io devo riconoscere tra i grandi meriti di Ernesto nella mia generazione, che precede quella di Corrado Comune, che c'è in questo libro, che a un certo punto lui ha evocato stasera. Non aggrappiamoci al ricordo una sua bellissima battaglia sul Corriere della Sera. C'era stato un bel convegno sull'8 settembre, la morte della patria. Lui scrive un articolo in prima pagina contro la vulgata comunista dell'antifascismo, diciamo così, nel senso che ci fu gente che andò a Salotto per senso dell'onore, per senso della patria, per senso della cosa. Non si è mai dire, il giorno dopo, due giorni dopo, lettera al Corriere della Sera del capo dello Stato, Ciampi, che aveva capito la classica figura, la corporata retorica, dice io me ne andai invece forte della mia esperienza azionista delle elezioni alla normale di Pisa, passare le linee, eccetera, eccetera. Però, alla fine del periodo di quella discussione, Ernesto ebbe le sue soddisfazioni. Ci fu un collega, professore più anziano di lui, che è già in pensione, ordinario di storia contemporanea, allievo di San Bello, disse: guardate, io sono andato a San Bello. Il problema dell'Italia è che io non l'ho potuto dire. Lo dico adesso, un po' perché trascinato un po' perché sono in pensione, perché sono un rispettato studioso sanreminiano e quindi allora ho l'impressione che sia giusta l'impostazione iniziale. La gracilità anticomunista uso non a caso questa espressione è antica quanto la forza di leadership narrativa sulla storia d'Italia di Bambino Togliatti. Non ne facciamo un grande uomo, perché uno che fa il segretario di un partito fa il tempo di fare l'editore dell'opera di Gramsci, uno che ha fatto quello che ha fatto a Mosca, racconti del libro di Renato Mieri, però in materia di narrazione della storia d'Italia è super accademico. Devo dire che però le cose cominciano, e cominciano non male, malissimo, non da parte comunista, ma da parte azionista, prima della Costituente, alla Consulta, che fu un modo di rifarsi alla storia liberale del Parlamento, uno dei peggiori presidenti del Consiglio della storia d'Italia, Astrolabio. Lucio Baldi dice: ma l'Italia liberale non fu una democrazia, noi invece dobbiamo... Gli rispose Benedetto Croce, poi nella stampa De Gasperi. Beh, che cosa capitava allora, per esempio, a Bologna? Il papà di Nicola Magnanelli
barbaramente ammazzato. Noi abbiamo conosciuto nella storia nazionale le elezioni alla Costituente sono attraversate dalla ferocia di una guerra civile comunista. Da questo punto di vista io accetto che si parli di gracilità liberale, perché sa, i liberali si presentano il 2 giugno con quattro capolisti di 80 anni, si chiamano Unione Democratica Nazionale, sì, ma lì pur avendo io moltissimo rispetto e affetto per la pace manganese, per la figura di Ugo La Malfa, considero un gesto di civiltà quello di Ugo La Malfa nel 46 di presentarsi con la componente azionista repubblicana per avere il seggio sicuro, perché la lista dei quattro capolisti di 80 anni poi sulle preferenze c'erano delle insidie. Ma bisogna dirlo, la storia non è fatta soltanto di momenti alti, di momenti ideali. Da allora questi si sono impossessati del senso del mondo e noi abbiamo perso tempo attardati in questioni marginali. A un certo punto lui ricorda Rosario Romeo, ma Rosario Romeo, borsista dell'Istituto Italiano di Studi Storici, scrive un libro fondamentale sul risorgimento in Sicilia, pubblicato nel 49. Si dà il caso però che all'Istituto Italiano di Studi Storici c'è Croce, ma c'è anche Raffaele Mattioli, una vulgata di conformismo di cose, per cui nella cultura politica attraverso vulgata comunista che cosa entra? Il regionalismo. E qui mi permetto di mettere un dito nell'occhio agli amici del mondo. Noi, proprio noi. Sì, perché voi siete molto più intransigentemente liberisti di quanto sono stato detto, di quanto fosse stato lo stesso destro. Ecco, ma questo, ah, questo non mi piace, perché non è una cosa da vedere. Noi non siamo liberisti, siamo liberali. Vabbè, abbiamo il cociano. Abbiamo una discussione sul liberismo e liberalismo, basta. No, però il titolo dell'occhio che lo metto aspetta, su aspetta. Questo il titolo dell'occhio che lo metto su questo. Ho ascoltato la discussione in Italia e Germania. Sapete a me che cosa è capitato a proposito di Italia e Germania? Un collega parlamentare tedesco, mi pare di centro-destra, quando i Lenders furono tradotti da un volonteroso funzionario del Senato, noi abbiamo le regioni, noi abbiamo i Lenders, questo qui disse, non cominciamo a fare. Cioè, una istituzione marcia e sporca, perché nasce per fare intermediazione di spesa pubblica. Se andate a vedere gli atti della Costituente, Nitti, Einaudi, un po' meno il padre di Martino, perché lì era stato legato che aveva definito legge per Sicilia, il punto è questo, perché c'è un opinione liberalista, sì, c'è il dialogo, c'è il corpo, però liberisti e commentatori liberisti, penso di Nicola su Repubblica, penso a Giavazzi sul Corriere della Sera, perché questa cosa non viene mai fuori? Perché volete il controllo, o perlomeno il controllo, non dico neanche, perché non c'è nessun Cottarelli, non c'è nessun cosa che dice le regioni la dovete smettere, è solo l'Italia che ha un istituto così marcio, così sbagliato nella sua concezione, a prescindere di Pietro Guido, del Pietro Guido, del Pietro Guido. E allora, ho finito, per mettere un dito nell'occhio al dito nell'occhio, va benissimo fare le pubblici, però ricordatevi che la spesa pubblica è erogazione. Quando invece pretende, come nella Costituzione italiana, sotto questo aspetto non modificata, dal ragazzo Renzi, dal Senato, della Camera, allora è una sifilide, cioè ci sono dei dati di cultura storica. E poi per finire, questo ci riporta più complessivamente, quando Ernesto dice, ma perché i liberali non hanno mai fatto il conservatore?
risorgimento può fare addirittura irruzione. Il giolittismo, che forse è il momento più conservatore, più di assestamento, veniva da sinistra, veniva da Zanardelli, Sonnino, e per il resto poi ho avuto frustrazioni come aspirante al cambiamento, più o meno negli stessi tempi, li ho avuto io come aspirante alla conservazione. Oggi ho un esempio conservatore in cui è tutto scassato, guardate che cosa. Grazie. Allora, seguiamo finalmente la conclusione perché abbiamo ancora 10 minuti. Io mi ero fatto un appunto sulle conclusioni per l'appunto del libro, che un po' sono già venute fuori prima. Il professor Zanonocera dice che con il nostro, con gli anni, i nostri tempi, ormai la guerra, tra virgolette, lo scontro ideologico feroce che c'è stato in questo lungo percorso della storia della Repubblica praticamente si è esaurito. Rimane un grosso problema, dice il professor Zanonocera, di cultura politica e di perdita di senso dello Stato. Lo metto un po' a confronto con il ministro Corrado, il quale invece è un po' più problematico su questa faccenda. Occone dice dice Corrado che questa in cultura diffusa, questa perdita di senso dello Stato sono un lascito del passato. E comunque le vecchie idee, le vecchie risposte che vengono date, quelle che ancora contano, anche i movimenti nuovi, come il Movimento 5 Stelle, come diceva prima Corrado, sono risposte di una volta ai problemi dell'oggi e quindi con tutto quello che ne consegue. Quindi è un qualche cosa che è una formula finita, però voglio sapere se c'è un contrasto tra le due posizioni, guerra finita o guerra che in realtà continua sotto altre spalle. Prima lei. No, quello che pensa Corrado Conti lo puoi sentire dalla parola di Corrado Conti. No, la sfruttiamo noi finché qua la spremiamo bene. Chiaramente la guerra è finita, però diciamo, più vicino al microfono, cioè le schegge che si sono diffuse sono quelle che provengono da quel modo di essere, di pensare e di comportarsi, e che nel frattempo nessuno è riuscito a dare un'altra narrazione, non è nata un'altra narrazione di nessun tipo. Cioè, e tantomeno quella iniziale, insomma, che stava avanzando la situazione. Insomma, quindi voglio dire, appunto, ad esempio, secondo me, non so perché, ma nessuno ha fatto uno studio dettagliato sui manuali di liceo italiano. Cioè, è una cosa che arriva incredibile, a me è capitato di sfogliarmi. Cioè, sono proprio delle opere ideologiche sostanzialmente, domanda del cielo, veramente ci stanno pure quelli che non sono fatti così. Quindi, insomma, voi per coazione a ripetere, voi perché la mentalità trasmessa è quella, voi perché non c'è stata una controreazione, tra virgolette, liberale, comunque io certe dinamiche le vedo ancora molto attive, ovviamente non sono forte più potenti, come un tempo, cioè, semplicemente questo, poi non era, insomma, una c'è critica o un'obiezione, no, che mi ha convinto, tantissimo. Io penso che diciamo, nella storia non si dice mai tutto di un po', tutto che poi in Italia è tutta una discosità fortissima, però se io non mi inganno, se vedo bene, quel tipo di narrazione, quel tipo di pregiudizi che sono legati, cioè tutta quella roba lì continua, ma verso qualunque carica di capo. Prosegue perché non c'è stato nulla che l'ha sostituito, però diciamo così, si è esaurita il fatto. Tanto è vero,
è vero che ai giovani dice il disinteresse per la politica assoluta dei giovani è la prova del fatto che quella narrazione non ha, passa come l'acqua sul marmo, non è ancora, quindi diciamo così è storicamente defunta. Poi può continuare anche vent'anni, ripeto, finché non è sostituita qualche cosa, però ha perso la di questo diciamo così, penso che noi abbiamo prova ogni giorno, ormai è così, anche la resistenza, sono cose che servono soltanto a un'esangue classe politica a fare delle chiacchiere vuote, retoriche, senza senso. Sono i discorsi dell'efficienza italiana, del Presidente della Repubblica, l'Europa è certo cambiato. Bene, professore, allora io le faccio una domanda finale. Le faccio l'ultima domanda che è questa. Dopo la frequentazione, l'unica frequentazione che lei ha avuto nel mondo della sinistra in tutti quegli anni che lei ci racconta nel libro, quale approdo pensa di aver raggiunto? Subordine, in realtà la domanda poi è questa. Possiamo lavorare tra qualcosa? E le dico che cosa intendo per il qualcosa. Il libro qualcosa è un neologismo coniato da un nostro associato, che oggi purtroppo non ha potuto essere qua perché lavora a Londra, Gabriele Galli, un ragazzo molto in gamba, per definire quel variegato mondo, il mondo della famiglia liberale, che praticamente siamo quattro gatti che viviamo su tutto. Allora ha coniato questo per qualcosa per poter includere tutta queste famiglie di anarcocapitalisti, di anarchisti, diciamo, ce ne abbiamo quello per tutti i gusti. Quindi lei, ecco, per tornare finita il suo percorso all'interno della sinistra, la possiamo lavorare tra il per qualcosa? Senza offesa. Ogni paese ha la sua storia. Noi siamo liberi per qualcosa tutti, ma comunque inevitabilmente siamo liberi italiani, questo diciamo sì, è inevitabile, siamo tutti italiani. Allora, in Italia il liberalismo ha una sua storia diversa dal liberalismo inglese, in Italia ha una storia diversa dall'Inghilterra. Allora, il fatto che i liberali italiani hanno un rapporto storico fondativo, ma non solo, con lo Stato italiano, con la statualità italiana, che non può essere assimilata ai liberali svizzeri, così non è chi se ne importa, noi ci basta il cartone di lui per essere liberali. No, l'Italia non è la Svizzera, l'Italia non è la Svizzera. E senza contare che io sono un liberale, ma voglio che la libertà abbia un carattere diffusivo, possa diffondersi. Allora io penso che perché la libertà si diffonda, perché possano nascere sempre nuovi liberali, insomma, vedere la luce, nuovi liberali, per esempio penso che sia giusto che ci sia una scuola pubblica governata dallo Stato italiano che assicuri l'istruzione pubblica. Quindi sono perché lo Stato abbia per esempio questo compito, non solo perché le famiglie, in genere molto, per me non apprezzate moltissimo in Italia, gestiscano l'educazione dei figli, perché io sono perché lo Stato italiano gli strappi i violetti e li mandi a scuola, va bene la scuola e quindi scusi professore, e la concorrenza sulla sanità, sulla previdenza, sulla libera scelta dell'individuo, sulla coercizione di servizi offerti eccessivamente dallo Stato, cosa vuol dire? Io non so che. Il problema non lo sento. No, io lo sento tutto perché diciamo che a me interessa che chi è malato possa essere curato al meglio del servizio. Però guardate che in Italia i privati spessissimo sono dei farabutti e
vediamo un po', lo sosteniamo a ogni minuto. Allora, in Italia non c'è debita pubblica, non c'è un'educazione politica democratica, non c'è stato il camminismo, non c'è stato il potere assoluto che per secoli ha impiccato chiunque non obbediva alle sue leggi. C'è una società civile che non è soltanto quella di Sondrio, ma anche quella di Bo Valencia, di Casetta, di Agrigento, c'è una media. In un paese del genere, lo Stato ha, a mio giudizio, ha una funzione di controllo, di garanzia, di dispensatore della spesa, di equilibratore, perché io sono contro il fatto che ogni regione si tiene la sua ricchezza e tanti saluti. Questo è molto liberale, io pago le tasse, voglio che avere i servizi in corrispettivo delle tasse che pago. Io sono affezionato all'idea che se c'è qualche cosa che appunto una forte squilibrio, una parte delle tasse che paga il Veneto, l'Emilia Romagna vadano appunto alla Calabria o alla Campania. Quindi che ci sia. Ma questo dipende dagli equilibri politici e dall'arma dei carabinieri e dalle procure. Che poi la legge sia, cioè, ci sia una legge effettiva, un controllo, dipende dalla politica e dall'apparato repressivo dello Stato. Non è per farlo la funzione, cioè, tu non è perché siccome ci sono degli abusi allora abolisci la funzione, siccome negli ospedali muore un certo numero di persone, allora si fenomena. Purtroppo dobbiamo chiudere, abbiamo il valore di appunto, ringraziamo per la nostra consiglio per voi. Comunque mi conservo in maniera molto accurata i suoi editoriali della sera e li leggo al momento opportuno. Hai anche curato come? Se ci vuole c'è il libro in fondo, se vuole acquistare il libro.